L'ex tronista di Maria De Filippi e l'ex corteggiatrice rivelano a che punto è la loro love story. Massimiliano Morricone e Vanessa Spoto starebbero attraversando un momento di riflessione. La love story tra i due è nata durante il dating show di Canale 5 Uomini e Donne, dove il tronista ha fatto la sua scelta, lasciando in panchina l'altra corteggiatrice Eugenia Rigotti. Nelle ultime ore l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi e la sua scelta hanno fatto delle Instagram stories per fare dei chiarimenti circa l'assenza dell'ex tronista nei post condivisi dalla corteggiatrice. Per quale motivo Massimiliano è scomparso dai frammenti di vita condivisi da Vanessa sui social? Proprio a causa di questa assenza in molti pensavano che la loro love story fosse ormai giunta al capolinea. A chiarire le cose ci ha pensato la Spoto, gettando così acqua sul fuoco del gossip. Io e Massimiliano non ci siamo lasciati, ha precisato l'ex corteggiatrice. Vanessa ha poi proseguito dicendo che talvolta una persona ha bisogno di riflettere su determinate cose. Quindi ha cercato di rassicurare i suoi numerosi fan sottolineando che si trovava proprio in compagnia della sorella di Massimiliano. L'ex corteggiatrice ha poi concluso la sua Instagram Stories dicendo: siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui. Nelle ore successive anche Massimiliano ha voluto dire la sua sul tema ed ha affidato le sue parole al noto social network di condivisione di immagini. Morricone ha esordito dicendo che raramente ha scritto dei suoi pensieri e del suo stato d'animo. Quindi ha aggiunto: l'ultimo periodo non è stato facile, dunque è inutile mentire a se stessi che tutto sia facile. L'ex tronista poi ha proseguito sottolineando il fatto che non è mai facile voltare le spalle al passato. I ricordi infatti bussano alla porta e fanno tanto rumore. Massimiliano ha solo bisogno di fare chiarezza nelle sue idee. Ma non è tutto. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha poi replicato caustico a qualche leone della tastiera, spiegando che Vanessa sta sempre con sua sorella perché Morricone sta lavorando con suo cognato ed è spesso fuori. Insomma, la coppia sta quindi vivendo un momento di difficoltà, ma da entrambe le parti sembra che la parola fine sia ancora molto lontana.